Senso all'esistenza di questo programma, capito? Beh sì, ma tu non lo capisci, ma è così, ragazzi, dai. Luca, provincia di Cuneo. Lo detesto. Luca, provincia di Cuneo, vai. Eccomi, ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo, dai, forza. Ho un appello, anzi una domanda appello per te, Cruciani. Dimmi, caro, dimmi. Volevo sapere perché paragoni un cane ad un topo, ed un topo a un lombrico e a una mucca. In che senso, ed ad un ippopotamo? No, ne ma fai no, tutta l'erba un fascio. Calma. Di cosa stai parlando? Io non ho fatto nessun paragone con nessuno. Cioè, no, io... ascolta, tu hai detto una volta che al festival di Yulin della carne. Sì. È giusto che si mangino la carne io perché è la loro tradizione. No, che mangino la carne di cane. Io ho detto semplicemente una cosa. Ho detto se non c'è si mangia la carne di cane. Vabbè, ma non si mangia. In Italia non si mangia la carne di cane. È un orrore, ho detto. Ho detto un'altra cosa. Ho detto una tradizione come quella. Alla fine, che differenza c'è tra un cane e una mucca? Spiegami. C'è che una differenza. L'ha spiegata anche Darwin. Anche sì, Darwin l'ha spiegata. Darwin, dai, ma che cazzo me frega anche di rispetto Darwin, al rapporto che l'Occidente ha con questo tipo di animali, ad esempio. Ragazzi, ad esempio quello che dice Parenzo, certo. Il fatto che il cane ha emozioni affettive molto più ampie di quelle che non ha un topo, da che noi, è usato per cavere da noi è impensabile. Ma certo, da noi è impensabile una cosa del genere, ci fa raccapriccio perché è il cane è un animale domestico ed è uno di noi, come dire, no? Quindi il ovvio cane che muore sulla tomba del padrone quando muore il padrone. Certo, questo come è vero. Come fai ad ammazzare un cane e mangiartelo solo per godere di più con tua ma moglie? Ma non ho detto che è un abominio, non ho detto per che noi è un abominio. Ma che c'entra? Quei cani sono cani di allevamento. Non funziona neanche, tra l'altro, la medicina cinese. Ma io non lo so se funziona, non funziona, ma non funziona, sono tutte porcherie, funziona la medicina tradizionale. Vabbè, ma quello sempre può darsi. Funzioni. No, io ma nessuno vuole mangiare cani. Tu prendi i psicofarmaci? Sì. Ma avevo avuto un vago sentore. Sa che lei non è l'unico rispetto a quelli che chiamano. Lei non è, lei è sincera perché lo ha detto, ma quelli che te le, non quelli che ascoltano. Scusa, ma telefonano certi pazzi che è peggio dello Zoli, dai. Sì, bravo, sì, esatto. Il 90% di quelli che telefonano sono della sua stessa condizione. Cioè, perché? L'ultimo del Sceguini in autostrada era il top, era un troll. Beh, quello lì. Quello, eh. Quello no, che troll. Appena, che appena troll. Cambiato terapia. Scusa, Luca, lì, ma tu che tipo di psicofarmaci prendi? Scusa. Ridone perché sono uno psicotico. Sei uno psicotico. Senti anche dal tono no, di voce. Ma, carità, ma non è l'unico, non è l'unico, almeno lo ammette. No, mi assicuro che è in buona compagnia in questa ma trasmissione. Ma che vuol dire? Come si manifesta la tua. Sono paranoide, schizofrenico. Ma no, e ho allucinazioni visive e uditive. Però già il fatto che abbia telefonato qua dimostra questo è evidente. Ho scritto anche dei libri. Se volete, vi dico il titolo di uno. Sì, vai col titolo. Sentiamo, Il mio caos inversi. Il mio caos inversi. Poi. Poi le mie pagine su questioni occulte. Le mie pagine, sto segnando le mie pagine su questioni occulte. Sì, come poi, il Cavaliere Nero, lì farà e un poi nero, il libro senza nome. Beh, non c'è il nome, quindi chi se ne frega. Bellissimo, ottimo. Consulteremo. Ma non è l'unico, stia in buona compagnia, caro. Stia con noi sintonizzato. No, perché stai scherzando sul fatto che 90%. Questo qua ti ha detto che è uno schizzoide paranoico? Non sto scherzando. Sai che lo stai pigliando lo per il culo. No. Non è il caso di pigliarlo almeno per il culo. Almeno lo ammette. Quegli lo altri ammette. Che chiamano. È una persona che ha dei problemi, che mi pare lucida. Tanto io scrivo da Dio e sono della Beat Generation. Sì, vabbè, sì. Sono uno dei più grandi scrittori viventi. Vabbè, ma è anche innocuo nella sua parte. Rispetto oscura. Agli altri che chiamano, questo è innocuo almeno perché è conscio e ammette quel che è. Quegli altri invece sembrano normali. So, io ho un problema psichiatrico delineato da psichiatri, da medici. Sì. Okay? Ma qui è in famiglia, non sono un amico pazzo mio. Che dici che Parenzo Cruciani è pazzo. Ma io ti abbraccio. Esatto. No, bravo Luca, cioè, io ti abbraccio fortissimo perché in realtà io ti sono molto vicino, ti abbraccio fortissimo e sei uno di noi, sei come Parenzo, anche lui ha dei problemi. No, sì, nessuno, anche tu assolutamente per un periodo hai preso dei psicofarmaci, me l'hai detto tranquillamente. Depressione postparto. Come scusami? Che cosa? Depressione postparto, parente. Beh, lo vedi che c'è anche la battuta pronta, però, Luca. Ciao, amico mio. Ciao, ragazzi. Ciao.